Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono il nostro amico MC che parla e oggi siamo ritornati con un nuovissimo video. Scusate. Allora, oggi siamo con il post partita di Novara Foggia. Sto registrando dopo aver caricato la reaction di Juve Atalanta, vinto 1-0. Vabbè, pure Foggia ieri ha vinto 1-0 in casa del Novara, grazie come sempre. Oh, grazie sempre a Oliver Kragl, oppure Oliver Kragol, oppure Oliver Kragols, che è un mischio tra Oliver Kragl, che è un mischio tra Kragl e Roberto Carlos. Come dire, le bombe là, Kragl, come alla Roberto Carlos. Vabbè, ieri Vesse non è che l'ha tirata forte, Kragl, però ha provato un tiro a caso, ha segnato 1-0, ha segnato il gol 1-0. Allora, proprio dalla partita, appunto, vi ho detto prima un pezzo dalla partita per il pezzo del gol di Kragl, che ha tirato così a caso e a centrare ha segnato il gol del 1-0 per il Foggia. Poi c'è stato il tiro del Novara da parte di Puskas, che è stato quello che ha dato più fastidio alla difesa del Foggia. Ha fatto anche alcuni sono stati anche pericolosi, come questo qua di prima, che ha sfiorato veramente il palo quasi. Poi finisce il primo tempo, inizia il secondo tempo, altro tiro di Puskas, finito fuori. Poi sono stati sotto assedio dal Novara, 1-0. Poi la dovevi subito chiudere quella partita. Ma vabbè, vinciamo anche con sofferenza, per fortuna, 1-0. Poi siamo a meno 2 dalla zona playoff, ma ricordo come sempre, dico, le partite se ne devono ancora giocare. A parte che noi ieri siamo stati pure fortunati ad arrivare all'undicesimo posto, perché le altre che stanno nelle stesse, cioè, che stanno a lottare per i playoff con il Foggia, non hanno giocato, per fortuna, tipo come lo Spezia, che posso dire più? Il Perugia Brescia, poi che ci stava più? Vabbè, non mi ricordo le altre. Vabbè, poi parliamo della nostra prossima avversaria, ovvero l'Empoli. Mamma mia, che partita in casa poi, quindi segnatevi il 2 secco dell'Empoli. Questo ovviamente per scherzare, segnatevi il 2 secco dell'Empoli, vabbè. Vabbè, fino a poche partite fa lo Zaccheria era diventato terra di conquista. Vabbè, poi abbiamo vinto due partite di fila in casa, quella contro... No, che 2 partite di fila in casa, vabbè. Abbiamo vinto quella contro l'Avellino 2-1, poi abbiamo vinto 3-0 quella in casa contro il Carpi, poi abbiamo perso contro il Brescia 2-1, sempre in casa. Mentre l'Empoli ieri è stato raggiunto nei minuti finali dall'Avellino, che ha pareggiato credo al 95esimo forse. Ha segnato il gol dell'1-1 con Angelo D'Angelo. Cioè, ma che nome gli hanno dato a questo povero figlio? Cioè, ma Angelo D'Angelo, che poi è stato espulso, non sa che cosa ha fatto, vabbè. Adesso mo l'Empoli arriverà pure lui bello incazzato a Foggia per giocarsi le partite per la promozione in Serie A, visto che l'Empoli è al primo posto ad un solo punto dal Frosinone secondo, che ieri ha pareggiato 2-2 in casa della Cremonese, che stava addirittura vincendo 2-0, poi si è fatta recuperare 2-0, 2-2. Dai, su, mettiamoci un po' di sforzo per la prossima partita contro l'Empoli, prima in classifica. All'andata purtroppo abbiamo perso 3-1, ma là era ancora, non avevamo ancora esperienza là, adesso andavamo a giocare su un campo difficile, ma mo ci siamo un po' ripresi, quindi dobbiamo fare un po' di sforzo in casa allo Zaccheria contro l'Empoli. Dai, speriamo. A parte che c'era quel bell'attacco Caputo Donnarumma. Tutte e due ci hanno segnato l'andata. Caputo ci ha fatto addirittura una doppietta. 2
Donnarumma ha segnato il gol del 3-0, no? Donnarumma il portiere, perché... Ma si mette da portiere, si mette a fare attaccante, Donnarumma, vabbè. Ci sono tanti Donnarumma in circolazione, tipo come questo qua, l'attaccante dell'Empoli, il portiere del Milan, Donnarumma. Il fratello di Donnarumma, il portiere, sempre quello del Milan. E poi chi c'era di altro Donnarumma? Vabbè, non mi ricordo, lasciamo stare. A parte, parliamo del pubblico di ieri. Pensa, i tifosi del Novara in curva là erano quattro gatti. Erano quattro gatti, mentre noi eravamo in 2200 là. Pensa, cioè, sapete chi si sentiva nello stadio del Novara? Noi. Cioè, noi siamo un pubblico da Serie A, come dicono alcuni. Noi siamo un pubblico da Serie A, sia fuori casa e sia in casa. Ma fuori casa lo siamo di più perché arriviamo quasi in 4.000-3.000 dalla Puglia, fesse. Cioè, una cosa incredibile. Allora, a Cesena quanto eravamo venuti? 10.000 forse? Perché quella della Cesena è pure grande. Perché forse eravamo venuti in 10.000 e abbiamo creato il casino più incredibile. Cioè, abbiamo fatto delle cose bellissime, veramente. Mamma mia. Quella l'esperienza di Cesena, cioè, è da tenere come ricordo, cioè, a parte poi per il risultato che stavamo vincendo 3-1, poi abbiamo pareggiato 3-3, ma purtroppo, vabbè, ormai quella partita è dimenticata, ormai dobbiamo giocare in ritorno con la Foggia Cesena, arriverà addirittura Chirico a Foggia, visto che ora è stato acquistato dal Cesena. Mi è dispiaciuto un po' che se n'è andato Chirico, così come Sarno. Sarno, la cessione di Sarno è pesata moltissimo. Al palo poi le caprò. Un pochino mi è dispiaciuto anche Coletti che se n'è andato. Se n'è andato nello stesso girone di Sarno, che lui gioca nel Padova. E la Triestina, visto che gioca nello stesso girone del Padova, ha acquistato Coletti. Quindi si rincontreranno. Se giocheranno la partita. Oppure se l'avranno già giocata andata di ritorno a Padova e Triestina. Che dire, io posso concludere pure qui. Comunque, stasera arriverà il post partita di Lazio Milan. Comunque me la vedrò qui in camera da letto dei miei genitori alla televisione. Vedremo che faranno. Vedremo chi beccherà la Juve come finalista in Coppa Italia. Comunque, beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto a tutti i video, e ci vediamo alla prossima, ciao!